Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Nicola Cunzo, sul suo profilo Facebook annuncia grande disponibilità da parte del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, con il quale ci stiamo coordinando per una visita a Battipaglia. Intanto abbiamo anche formalizzato la richiesta del dossier Battipaglia-Piana del Sele. Intanto i primi cittadini presenti alla riunione con Lanci, oltre alla sindaca di Battipaglia, quelli di Afragola, Cancello, Agnone, Casal di Principe, Castelnuovo Cilento, Chianche, Fisciano, Marigliano, Giuliano in Campania, Pomigliano d'Arco, hanno sollecitato il presidente De Luca e il suo vice Buonavitacola a promuovere al più presto un incontro al fine di arrivare a soluzioni eque, non calate dall'alto, che tengano conto, come si era convenuto di misura, di accompagnamento e compensative a favore dei comuni ospitanti. Dall'incontro è emerso che non si possono condividere norme che appaiono gravemente lesive della potestà e dell'autonomia degli enti locali, che sottraggono ai comuni ogni potere decisionale in materia di opere pubbliche di interesse strategico. È sbagliato, si legge dalla Notanci, che su temi sensibili per le popolazioni amministrate si proceda con atti di imperio, con veri e propri commissariamenti, mentre occorrerebbe dialogare con le comunità e i loro rappresentanti. Per questo motivo i sindaci riuniti hanno chiesto alla Regione di riaprire i canali dell'interlocuzione istituzionale, introducendo una flessibilità e rimodulazione anche sul piano della tipologia degli impianti.